Disarma le mie mani e stronca le mie forze. Distruggimi, consumami, sfrena su di me l'ardore che ribolle nel tuo sangue. Poi respirami e inonda i petali del mio corpo. Quando al buio di un timido bacio le nostre bocche danzeranno, leggiadre, sui soffici sussulti della notte. La scelta di scrivere nasce dalla stessa necessità di scegliere di vivere la vita in maniera sensoriale, quindi in maniera istintiva, trarre degli impulsi dalla vita, degli stimoli dalla vita e quindi rispondere alla vita con degli stimoli e degli input. Siccome la scrittura, in realtà l'arte in genere, da quando ero piccola, però fondamentalmente la scrittura è un bisogno che per me si pone proprio un istinto all'espressione, al dire quello che sono, al trasmettere quello che sono, quello che sento. Quindi ovviamente trovo nella scrittura la risposta a vivere la vita e a descrivere il modo in cui la vivo, il modo in cui vedo le cose, sento le persone, vivo le persone, oppure in quel modo in cui le persone vivono me. La scrittura nasce come qualcosa che esprime me stessa. Io nella scrittura vivo un'emozione, la metto giù, non ho nemmeno una elaborazione mentale, un'elaborazione logica, proprio nasce dallo stomaco, non lo so, da quello che c'è di più interiore, di più profondo dentro di me, sia a livello fisico che a livello proprio morale, spirituale, mentale. Non passa per nessuna logica e quindi viene messa sul foglio. Nel momento in cui l'altra persona legge una mia poesia e sente quella stessa emozione che ho vissuto io e che io ho sentito la necessità di metterla sul foglio, abbiamo vissuto qualcosa insieme. Quindi ha avuto senso che io non solo abbia scritto, ma abbia anche fatto leggere. Sono convinta che non esista un luogo, uno sfondo, un orizzonte, uno scenario più adatto a scrivere piuttosto che un altro, perché se così fosse vorrebbe dire che la poesia, la scrittura sono programmate, sono pensate, sono meditate e sicuramente esiste questo tipo di scrittura. Per come sono io, quindi per quello che anche ho detto prima, quindi che la vita va vissuta comunque sulla cresta dell'onda in maniera istintuale e istintiva. Di conseguenza ricerco delle modalità espressive istintuali e quindi la poesia la scrivo lì per lì quando la vivo. Vivo un'emozione, vivo la poesia, scrivo la poesia. E quindi ovunque io mi trovi, ovunque io sia, in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, blocco, cioè uno blocco della scena, si ferma il film in pausa e io scrivo. E può essere su un foglio di carta, può essere sul cellulare tra i messaggi salvati in bozza, può essere anche, ho un sacco di bigliettini dell'autobus conservati nella borsetta, devo trascrivermi queste poesie, qualsiasi cosa io trovo davanti per scrivere, scrivo e mi esprimo. Come onda del mare, la nostra anima in tempesta si scuote e si infrange su noi stessi. E noi, granelli di sabbia baciata dal sole, guardiamo quel tramonto di quiete che si apre davanti ai nostri occhi.